in collaborazione con CCM. Buonasera ai telespettatori di Formigine 7, un appuntamento molto importante eh, questa sera alla eh, Polisportiva, ce ne parla adesso l'assessore della cultura Agati è eh, un incontro con tre ospiti d'eccezione e sono Carlo Lucarelli, Giovanni Tizian e eh, Francesca Barra. Sì, beh, in occasione della giornata sulla legalità Chiaramente anche il comune di Formigine si è interrogato se poteva fare qualche cosa per ricordare questo importante momento. Devo dire che ci abbiamo pensato molto, almeno io ci ho pensato molto, perché anche, sono anche piuttosto imbarazzato a parlare di questo argomento, perché di solito io che auspico anche per Formigine una sorta di rinascita etica e morale e anche estetica della città, e mi punto sempre, cerco di puntare soprattutto sulla sostenibile leggerezza, sulla sostenibile leggerezza dell'arte, della poesia, della cultura, della musica. Ebbene, parlare questa sera di sostenibile leggerezza di fronte a discorsi che faremo, insomma forse a discorsi, a parole che comunque nascondono storie drammatiche, assassini, omicidi, eh, torture, eh, soprusi di ogni genere, mi riesce piuttosto complicato. Sempre un po' di pudore perché so che è importante parlarne, ma insomma è ancora più importante passare ai fatti. Eh, noi l'abbiamo voluto fortemente questa serata e l'abbiamo voluta chiamando degli ospiti eccezionali, intanto Giovanni Tizian per la sua storia personale, per quello che gli è accaduto in questi giorni, in questi mesi, come tutti sanno deve girare sotto scorta. E allora noi volevamo testimoniare soprattutto la nostra solidarietà nei suoi confronti, fargli sentire il calore della comunità eh, per il suo, il suo Stato. Poi ovviamente l'abbiamo chiamato anche perché è un ottimo giornalista e un grande scrittore. E poi abbiamo chiamato Lucarelli, Carlo Lucarelli, tutti lo conoscono, conduttore televisivo, grande romanziere, grande scrittore. Poi per me è stata una sorpresa che dobbiamo l'organizzazione, l'invito anche di una giornalista molto giovane, conduttrice eh, televisiva, conduttrice radiofonica che è Francesca Barra. Dico una sorpresa perché ho provato a seguire un po' le sue trasmissioni e i suoi scritti e lei parla spesso e volentieri della bellezza come antidoto alla mafia, proprio dice la bellezza per combattere la mafia. Ora come si vede qui il mio pudore come dire, eh, si affievolisce un po', ritorno all'inizio, perché io sono veramente convinto che per sconfiggere il male perché chiaramente questa sera noi parleremo anche e soprattutto di male non bisogna dimenticare che esiste il bene e noi possiamo puntare sul bello sulla bellezza, sulla cultura sulla riflessione che sono veramente gli unici secondo me o comunque i più importanti antidoti alla stupidità e all'ignoranza che sono il brodo di cultura di ogni atteggiamento malavitoso e parliamo naturalmente con Giovanni Tizian che è autore, lo conosciamo tutti eh, molto bene di Gotica, un libro eh, inchiesta in cui si descrivono appunto gli illeciti della mafia in Emilia, in, eh, Piemonte, nel nord diciamo, nel nord Italia più in generale. Un eh, giro sotto da eh, dicembre scorso proprio a causa eh, di questo eh, suo libro. Però parliamo di infiltrazioni o parliamo di radicamento? Ma l'abbiamo detto anche oggi in Consiglio Provinciale, secondo i procuratori sia diciamo, di Bologna che di Milano, si parla ormai di radicamento in alcune regioni del nord che sono l'Emilia Romagna, Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Radicamento vuol dire una mafia, delle mafie che hanno stabilito dei rapporti, e hanno stretto relazioni, hanno steso queste relazioni sociali con il tessuto locale, Emiliano romagnolo in questo caso relazioni che le rendono poi invisibili e che permettono alle organizzazioni mafiose e quindi alle loro imprese, cioè le imprese mafiose, di fare affari sotto alla luce del sole in, questo, in, questo, in questa provincia, ma nelle altre province anche dell'Emilia Romagna. Ehm, radicamento vuol dire anche eh, permettersi di alzare il tiro, permettersi anche di, di dialogare, di interfacciarsi con professionisti e, e alcuni eh, settori appunto della, della politica o delle grosse imprese. E, I casi sono tanti, insomma la, la presenza ormai è certificata anche dalle indagini, solo nel 2011 diverse sono le operazioni antimafia condotte a Bologna ma non solo, condotte anche da tantissime procure antimafia, prendiamo Caltanissetta, piuttosto che Napoli, piuttosto che Reggio Calabria, piuttosto che Milano, in quelle carte emerge la città di Modena e dei soggetti che eh, fanno affari in questo territorio in collegamento con la Calabria, piuttosto che la Sicilia, che la Campania o con la Lombardia. L'appalto però diciamo che eh, da quello che emerge dalle inchieste non è il problema dell'appalto grosso, il problema sono i subappalti. Il massimo ribasso avviene anche nei subappalti, cioè l'impresa locale che accetta il prezzo più basso in assoluto del servizio subappaltato, no? e quindi anche lì avviene il... solo che nei subappalti c'è molto meno controllo. Anche perché poi il subappalto può essere un subaffidamento, insomma ci sono tante piccole, tanti piccoli modi per aggirare poi la legge anche sui subappalti, è lì il vero problema più che negli appalti, perché negli appalti raramente si presenta al bando una ditta eh, di Zagaria piuttosto che eh, della clan longo, dell'andrangheta. Si presentano nel momento successivo, cioè quando l'impresa grossa ha preso l'appalto poi si presentano per fornire, per dare servizi in subappalto. Cosa serve subito, cosa sarebbe servito anche prima? Il soggiorno obbligato, un controllo diverso, una legge diversa, la direzione investigativa antimafia anche a Modena, che cosa? Ma la direzione investigativa di antimafia è arrivata, sembra che insomma a breve dovrebbe nascere ed è un passo importante. È, mancato, è mancata la consapevolezza, cioè la la consapevolezza di avere davanti un fenomeno che è economico e non solo di ordine pubblico, cioè affrontare il fenomeno in maniera eh, eh, con un approccio appunto di economico, economico eh, eh, e di sinescare quei meccanismi che permettono alle mafie di inserirsi nell'economia legale. È mancata la consapevolezza perché si è data sempre la colpa al soggiorno obbligato, che tra l'altro adesso non esiste più, no? si parla di sorveglianza speciale, si parla di... ma il soggiorno obbligato non esiste più. E se questi personaggi dal soggiorno obbligato che non sono arrivati solo col soggiorno obbligato, e sono ancora qui, vuol dire che si sono trovati bene e nessuno gli ha, gli ha detto andate via. Lucarelli, è cambiata l'Italia? Sì, 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 è cambiata. Oddio, continua a cambiare, non è che è cambiata a un certo punto, è diversa da quello che era prima, ha subito un'evoluzione continua, per cui l'Italia di adesso è un'Italia che si fa prendere un po' meno in giro sicuramente, da certi depistaggi che ci sono stati in anni in cui eravamo più ingenui, più giovani, più inesperti. E magari un'Italia che si è un po' più abituata, e questo è negativo, no? alle cose brutte che succedono e quindi si indigna di meno però un'Italia che magari è in grado di avere gli strumenti per capire di più le cose. Sta cambiando ancora e vediamo dove arriva. È in grado di eh, capire e di cambiare e eh, le istituzioni e la politica sono in grado allora di eh, fare il loro dovere? Beh, se parliamo di Italia parliamo soprattutto di italiani che sono quelli in grado di capire, eccetera, eccetera, di giovani italiani soprattutto che sono ancora più in grado e più motivati. Se parliamo di istituzioni, ci sono ovviamente istituzioni che fanno, c'è una politica ottima che fa delle cose e che, che, e che le paga sulla propria pelle, c'è una magistratura che se non ci fosse quella a fare le cose saremmo nei guai, le forze dell'ordine, ci sono tante cose eh, ottime nelle istituzioni. Contemporaneamente però abbiamo nell'Italia di oggi come nell'Italia di allora delle istituzioni che sono, chiamiamole deviate, chiamiamole infedeli, sleali, chiamiamole egoiste, come vogliamo, chiamiamole con dei brutti nomi, ma sono ancora quelle là. Eh, e quindi anche qui l'Italia sta cambiando, ma purtroppo c'è ancora tante brutte cose del passato. Tra i misteri insoluti, quello che più la appassiona? Beh, questa è una domanda che quando, quando viene fatta di solito non si sa che cosa dire perché più o meno appassionano tutti. Io ne ho scelto uno apposta di quelli che abbiamo raccontato anche noi, che non è del tutto insoluto, però manca ma la parte più importante, che è la strage di, di Bologna. E io ho sempre scelto quello, essendo bolognese, passando dalla stazione da sempre allora il 2 agosto è quella cosa che io vorrei che fosse chiarita dalla A alla Z si sapesse perché è successo, chi l'ha chiesto, chi l'ha ordinato, eccetera eccetera e scelgo quello, razionalmente, però scelgo quello chi, vuole, chi non l'ha ancora chiarito, chi tace? beh, c'è sicuramente un po' di gente che tace, c'è gente che ha nascosto allora gente delle istituzioni che poi è stata condannata, a servizi segreti che hanno deviato, depistato. E ci sono ancora tante cose che si devono ancora capire. Siccome quella strage avviene in un momento particolare, che sono l'inizio degli anni Ottanta, quando l'Italia, il mondo sta cambiando, e quindi è una specie di cerniera tra le cose che avvenivano prima che più o meno si capiscono e quelle che avvengono dopo che ancora dobbiamo capire, ecco che quello diventa un punto molto importante. Sarebbe bello ricordarselo tutte le volte. La bellezza contro la mafia, contro la rassegnazione, contro coloro che non vogliono piegare la testa. La bellezza. Abbiamo preso in prestito quando abbiamo deciso quale titolo dare a questo radiodocumentario sulla geografia mafiosa la frase di Peppino impastato che sollecitava le nuove generazioni a cercare la bellezza, a non lasciarsi impigrire da tutto ciò che li circondava ma andare eh, a ricercare il bello, a resistere. Bello è resistenza soprattutto in questo programma che dura da due anni, ho raccontato più di mille storie, ho scoperto che ciò che emerge soprattutto quando si parla di mafie non è tanto il male quanto la voglia davvero di ritrovare speranza e bellezza in tutto ciò che circonda. Ritrovare speranza e bellezza contro quello, eh, tutto quello che è il male, quindi eh, la bellezza contro il male, la bellezza in senso lato. Assolutamente sì. Peppino Impastato, per esempio, raccontava eh, della bellezza che non è soltanto il fiorellino sul davanzale. Ma è proprio lo stupirsi di come sia possibile in territori così belli come la Sicilia, come la Campania, eh, come la Calabria, possano essere nate delle organizzazioni criminali così feroci che oggi, come l'Andrangheta, purtroppo troneggiano nelle classifiche delle mafie internazionali. Com'è possibile che tutto ciò avvenga proprio da un paese come l'Italia? Allora, visto che la bellezza è l'unica cosa che davvero spaventa le mafie, è l'unica cosa che, che forse loro non possono combattere anche se provano, provano a deturpare i nostri paesaggi, a violentarli, a saccheggiarli, allora è quello lo strumento vincente, cioè rispondere alle mafie proponendo delle alternative di bellezza ed è anche per questo che molti giovani decidono di rimanere nel proprio territorio, di non andare più via. Le istituzioni devono essere dalla loro parte però. Le istituzioni devono essere presenti perché la mafia si è insinuata laddove c'erano, eh, c'era eh, bisogno di un sostegno e quindi si sono sostituite a, allo Stato ed è per questo che sono diventate anche molto forti. Per cui cercare di essere molto più presenti, ma io in questo sono ottimista, e cercare anche e soprattutto di eh, non permettere più... Di pensare che il proprio territorio possa essere esente dal male. Questo è purtroppo davvero un, un, un dato di fatto: eh, non possiamo più chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e fingere di non sapere è comodo. Fa paura, eh, fa paura perché vorrebbe dire mettersi una mano sulla coscienza, perché la responsabilità individuale eh, rende cosciente la collettività, però è responsabilità anche mia. Del mio territorio, del turismo, per esempio, del turismo quello positivo, consapevole, cosciente e non quello che si basa sull'abusivismo, per esempio, creare dei villaggi non abusivi ma corretti, cercare di seguire delle regole basilari e riappropriarsi anche del concetto di legalità. Io sono fatto delle inchieste, per esempio c'erano alcuni territori in cui mi dicevano: mi raccomando non ti mettere il casco perché sennò ti fermano la cintura non viene utilizzata, i ragazzi. Anche quelle sono piccole norme che eh, creano i ragazzi consapevoli. La legge è fatta perché ti tutela, tu devi amare la legge perché la legge ama te e ti protegge ed è così che bisogna anche ritornare ad amare lo Stato come grandi uomini come per esempio Giovanni Falcone ha dimostrato, malgrado tutto quello che è accaduto, continuava a credere nello Stato. Una serata dunque molto importante, un grande afflusso di gente per parlare di lotta alla mafia. Ecco, voi eh, che cosa avete fatto in proposito? Noi abbiamo sicuramente eh, monitorato la nostra situazione territoriale, abbiamo anche chiesto nel 2011 di avere qui da noi al castello... La, il Comitato Provinciale per la Sicurezza e per la Legalità e in quella occasione abbiamo anche sottoscritto un patto per la Legalità assieme a tutte le categorie, eh, sia per quanto riguarda eh, le categorie produttive ma anche per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e ciascuno e le categorie... Degli, dei liberi professionisti. Le categorie in questo patto si sono assunti alcune proprie responsabilità rispetto a quanto no, è di possibile e eh, siamo in grado di mettere insieme. Quindi sicuramente il nostro problema principale è quello della prevenzione. Dobbiamo lavorare tutti assieme proprio per evitare che le infiltrazioni possono avere, come del resto anni in Emilia Romagna, infiltrazioni di carattere mafioso e dell'andrangheta non possono avere radicamento sia nelle attività economiche anche quelle che in questa occasione di difficoltà e di crisi sono più soggette al ricatto e all'usura. Il, il patto prevede quindi che ci si impegni tutti le categorie per propria parte, ma anche complessivamente tutti noi assieme, perché nel nostro territorio non solo si abbia prevenzione e monitoraggio, ma si possa avere anche quella garanzia e quella sicurezza che eh, consenta di avere un'economia stabile e sicura, di avere un lavoro altrettanto garantito e nello stesso tempo però la legalità che deve passare attraverso qualsiasi forma, anche educativamente, verso qualsiasi forma di, eh, di combattere l'illegalità in qualsiasi forma essa si manifesta, compresa quella per esempio di non operare correttamente per quanto riguarda la fiscalità, per quanto riguarda la correttezza nei rapporti di lavoro. Questo vale per gli appalti, questo vale per eh, la condizione dei lavoratori e vale complessivamente per tutta la società. L'impegno è sociale, quindi tutti siamo coinvolti e tutti dobbiamo sentirci partecipi in una battaglia che sicuramente vinceremo se siamo tutti insieme contro qualsiasi fenomeno che si possa manifestare.